L'occasione del bicentenario della morte di Napoleone sembrava all'inizio delle celebrazioni, diciamo, di questa ricorrenza, piuttosto appannata. E al contrario poi ha conosciuto una grandissima accelerazione di interesse nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, forse anche a motivo di alcune polemiche di natura internazionale, ma che hanno colpito molto i francesi, che forse sono anche giunte all'orecchio, diciamo, degli italiani sul Napoleone misogino, il Napoleone razzista, tutte questioni che non hanno un grande peso di per sé, ma che dimostrano quanto a distanza di 200 anni, nonostante, ripeto, un'iniziale cautela, quasi fosse un po' stravagante occuparsi ancora di Napoleone, invece prepotentemente Napoleone è ritornato alla ribalta della discussione pubblica ed è ritornata quindi anche alla ribalta delle riflessioni storiche. Sono usciti alcuni libri, ne usciranno degli altri. La domanda che ci dobbiamo porre quindi oggi, quasi al 5 maggio del 2021, è come mai questo personaggio, questo attore storico, sia riuscito ad avere una costante capacità di durare nel tempo. Avendoci a lungo lavorato, avendo dedicato a lui una biografia già 20 anni fa, ma che continua essa pure ad essere continuamente cercata, proprio perché è cercato l'autore ancora prima, il personaggio ancora prima dell'opera, mi sono spesso interrogato sul significato della permanenza di Napoleone. E questo significato mi sembra di averlo trovato in una espressione che uso talvolta, e con la quale vorrei cominciare in qualche modo questa nostra conversazione. Napoleone mi è parso, a un certo momento del mio rapporto con questa figura storica, e della sua concreta permanenza nel tempo, come un appendiabiti, perdonatemi se l'immagine può sembrare un po', poco storicamente corretta, un appendiabiti, dicevo, a cui ciascuno può appendere la propria giacca e trovarla. Proseguo io, e trovarla sempre in ordine, sempre a posto. L'appendiabiti ha fatto il suo compito e la tua giacca è rimasta ben custodita. Voglio dire che in qualche modo Napoleone, nell'arco di questi 200 anni, ha sempre risposto alle domande che via via le generazioni che si sono succedute hanno saputo rivolgergli o hanno voluto rivolgergli. E ogni volta quella risposta è stata una risposta esauriente, una risposta che ha consentito a Napoleone di ritrovarsi, probabilmente sempre diverso, sempre uguale potremmo dire, ma anche sempre diverso per le grandi generazioni romantiche, le prime che lo accolgono, che lo esaltano, quindi all'inizio proprio dell'Ottocento, ma è servito anche per alcune grandi stagioni del Novecento, quando ci si era smarriti, diciamo, di fronte al senso della storia europea ed è stata ritrovata nell'azione napoleonica, è servita naturalmente anche per domande insidiose, domande che non ameremo mai noi rivolgere a Napoleone, ma chi ne ha voluto fare dei grandi dittatori del Novecento, anche in parte la propria icona, il calco su cui poi ha esemplato la sua azione di dittatore, ha potuto trovarvi qualche piega, naturalmente pieghe insincere, pieghe che non hanno impedito poi al Napoleone del mondo democratico dopo la Seconda Guerra Mondiale di ritrovarsi come il grande continuatore della rivoluzione francese. Perché non vi è dubbio che l'età napoleonica debba molto alla rivoluzione e lo stesso Napoleone, per quelle che sono le sue caratteristiche biografiche, deve molto all'essere nato in tempo di rivoluzione. E lo riconobbe. Se posso cominciare proprio questa riflessione su alcune parole chiave, su alcune grandi questioni della stagione napoleonica e del suo protagonista, lo riconobbe quasi subito, quando, dopo essere stato a lungo un giovane infiammato di patriottismo corso, lui era nato, come sappiamo tutti, ad Ajaccio, un'isola che soffriva molto la recente acquisizione che ne aveva fatto la Francia, al punto di essersi poi levata contro i francesi nel nome della propria indipendenza e soprattutto guidata da un personaggio importante
non solo della storia corsa, che Pasquale Paoli. Ecco, Napoleone, il giovane Napoleone, il Napoleone che aveva 15-16 anni, era infiammato di patriottismo corso, riteneva i francesi degli oppressori e lottava, come aveva fatto anche il padre, insieme al generale Paoli, per rendere l'indipendenza, la libertà alla propria patria. Non tardò tuttavia questo stesso giovane Napoleone ad accorgersi, quando poi era scoppiata un'altra e più importante rivoluzione, quella dell'89 in Francia, non tardò a riconoscere che la sua battaglia isolana era una battaglia isolana, nobile, importante, ma che aveva i limiti, tanto per così dire, geografici come anche ideali della Corsica, mentre invece il momento del rinnovamento che lui aveva immaginato di vedere nella sua lotta per l'indipendenza della patria si combatteva altrove, si combatteva a Parigi, si combatteva in Francia, si sarebbe poi combattuto in Europa ed era lì il nodo vero della trasformazione che un giovane impetuoso, irrequieto, come era certamente il giovane Bonaparte, ancora dovremmo chiamarlo così, in quegli anni andava cercando. E pagò molto cara questa scelta perché la sua famiglia e lui stesso furono banditi dalla Corsica, considerati dei traditori della causa, della patria corsa, che in quel momento era una causa antifrancese, ma anche antirivoluzionaria. Paoli non aveva esitato ad allearsi con l'Inghilterra e a combattere non più la Francia dei Borbone, ma anche la Francia della Rivoluzione. Napoleone, ripeto, non riconoscendosi in questa scelta, ma riconoscendosi figlio e dentro quella stagione della rivoluzione, insomma, con passaggi anche un po' romanzeschi, fuggì dall'isola e da allora la sua avventura è l'avventura di un uomo che vuole vivere la rivoluzione e la vive in una parte prima importante e dalla rivoluzione stessa, o almeno da quell'ultimo pezzo della rivoluzione, che è il direttorio, ottiene il primo e più prestigioso dei suoi incarichi, cioè quello di generale delle armate d'Italia per combattere una campagna italiana che rimane probabilmente tra le pagine, Stendhal lo dice, è il momento più glorioso, il momento più bello della vita di Napoleone. Quella campagna italiana fu condotta da Napoleone nel filo della tradizione rivoluzionaria, per dirla come lo dice Victor Hugo, che è uno di quegli uomini che poi costruisce la leggenda napoleonica insieme a Dumas, insieme a Chateaubriand, insieme ai grandi scrittori del romanticismo europeo. Victor Hugo dice che Napoleone incatenò la Francia, scatenò l'Europa, volendo con questo immaginare che certo il bilancio conclusivo delle libertà francesi è avaro. Napoleone esercitò sulla Francia un governo che non si può certamente definire dittatoriale, ma nemmeno dispotico, ma certamente fortemente autorevole, probabilmente potremmo giungere anche a dire autoritario, indubbiamente con qualche passo indietro rispetto alle attese di libertà, di rappresentanza politica che nella rivoluzione stessa erano state formulate. Non così però si può dire per l'Europa e non così si può dire innanzitutto dell'Italia. L'Italia è investita dalla campagna napoleonica del 1796-97 all'insegna del Napoleone del Bonaparte, ancora liberatore. E così forte furono gli echi di questa stagione e delle stagioni che vennero dopo che il Bonaparte liberatore è ovviamente il titolo di un'ode importante di Ugo Foscolo e a quest'uomo che aveva scatenato l'Europa nel 1802. Beethoven non esitò a dedicare, poi correggendosi e pentendosi, ma insomma a dedicare una sinfonia, una delle più celebri, la quinta, che è appunto chiamata Eroica e che portava una dedica proprio a Bonaparte come vessillo di una libertà che non era solo quella della Francia, che non era solo quella ovviamente dell'Italia, che era la libertà dei popoli europei. Napoleone stesso questo rapporto con la rivoluzione lo riconsidererà negli anni di Santa Elena, quelli che appunto adesso sono sotto la nostra maggiore attenzione perché sono gli anni bicentenari, e in qualche modo ebbe lui stesso la consapevolezza, la maggiore chiarezza, vorrei dire, di quello che aveva fatto. Egli
era riuscito in qualche modo a evitare che la rivoluzione, come stava accadendo, si avvitasse su se stessa, lo dico in un modo, spero che sia chiaro, diventasse quella che uno scrittore che ho appena ricordato, Chateaubriand, riconosce che era diventata una grande matassa che nessuno riusciva più a sbrogliare. E Chateaubriand, con un po' di malizia, ma anche con molta chiarezza, dice: ci voleva qualcuno per sbrogliare questa matassa, ci voleva qualcuno che non fosse francese, che non appartenesse, per così dire, alla grande disputa, alle grandi questioni che ormai si erano, come dire, sovrapposte l'una all'altra e che faceva sì che era difficile che nel quadro della rivoluzione si trovasse la soluzione alla rivoluzione stessa. Ci voleva un uomo che veniva da fuori. Dice Chateaubriand, ci voleva un italiano, cioè qualcuno che apparteneva a mondi totalmente diversi, per tagliare, come accade con il nodo di Gordio, per tagliare con un resto secco della spada, quella matassa che altrimenti non si sarebbe mai più sbrogliata. Napoleone, in qualche modo, a Santa Elena acquista la chiara percezione che quello era stato il suo ruolo. Lui aveva saputo, non aveva tradito la rivoluzione, una dimensione storiografica che talvolta è apparsa, ma che oggi la storiografia nel suo complesso respingerebbe con molta tranquillità. Ne interruppe il processo degenerativo e in qualche modo ne riavviò le potenzialità, le capacità, come dire, di parlare alla Francia, ma soprattutto di parlare al mondo, che poi è il tratto caratteristico del rapporto tra rivoluzione e Napoleone. La rivoluzione non sarebbe mai diventata una dimensione europea, come dicevo prima, se Napoleone non l'avesse accompagnata, certo, con le sue armate, con le sue guerre, con le sue battaglie, con il suo sangue, però il risultato finale fu quello di una rivoluzione vincitrice. Questa consapevolezza, vado un po' avanti, poi torneremo ancora indietro a considerare alcuni punti chiave del significato di un Napoleone ancora oggi, questa consapevolezza fu espressa molto chiaramente, ripeto, a Sant'Elena attraverso la scrittura e la creazione di quel modello che viene annunciato già proprio nelle prime battute, del racconto di come Napoleone arriva a Sant'Elena, nelle pagine di quello che poi è il testo più celebre dell'età degli anni di Sant'Elena, che è il Memoriale di Sant'Elena. Il Memoriale di Sant'Elena, quindi il suo autore, che è un conte, Conte Manuel de las Casas, quando deve raccontare come accade, che co cosa accade in quel momento drammatico in cui la nave che ha attraversato l'Atlantico e che ha portato Napoleone su quest'isola spersa in mezzo all'Oceano Atlantico, lontana da tutto e da tutti, usa questa immagine, sente in qualche modo il rumore pesante delle ancore che calano nella baia, diciamo, di Jamestown, del porto di Sant'Elena, e dice: ho sentito calare le catene che incateneranno il nuovo Prometeo, il moderno Prometeo, alla sua roccia. Il moderno Prometeo, ecco che cosa diventa agli occhi dell'Europa del tempo, dell'Europa che sopravvive naturalmente alla morte di Napoleone, gli anni di Napoleone, gli anni in cui cioè questa figura, come l'icona mitica che veniva ricordata dalla Scasas in questa pagina, aveva rubato qualcosa agli dèi. Questo qualcosa non era il fuoco, come aveva fatto Prometeo, ma era la libertà, era la rivoluzione, erano le novità morali, intellettuali, sociali portate dalla rivoluzione. Gli dèi avevano gli abiti assai più dimessi delle quattro grandi potenze europee che alla fine avevano avuto ragione, avevano sconfitto Napoleone. E Napoleone, quindi, sconfitto dagli dèi del suo tempo, dalla Russia e dall'Austria, ora si trovava incatenato come il suo modello mitico per avere regalato la libertà agli uomini. Ma di questo egli non si rammaricava, e come Prometeo soffriva la sua pena, con la gioia di avere regalato al mondo, all'umanità,
quella cosa importante che è il fuoco, così Napoleone sopportò un esilio durissimo con la consapevolezza, con l'orgoglio di avere regalato al mondo qualche cosa che si chiamava la Rivoluzione francese, la libertà portata dalla Rivoluzione. Di questo straordinario rapporto, di questa straordinaria relazione, l'Italia fu probabilmente, accennavo prima alla campagna del 1796, ma poi tutto questo ha uno svolgimento molto forte, che ha portato qualcuno talvolta, a mio giudizio, in maniera un po' troppo, come dire, entusiasta a immaginare che Napoleone abbia già sognato e preconizzato l'unità d'Italia. Non credo questo vero, credo che certamente però la scossa che portò, e proprio parola, la parola scossa viene usata da uno degli scrittori che accoglie questa novità in quegli anni, il patriota Giuseppe Pecchio, questa scossa che sveglia l'Italia da un letargo di secoli, senza dubbio è stata più forte in Italia che in molte altre realtà europee, dove pure fu assai evidente, per molte ragioni, probabilmente anche per quella simpatia italiana che un uomo nato in Corsica poteva suscitare, ma certo perché l'Italia attendeva una rivoluzione. E fu quindi nel segno di queste libertà, e ancora oggi abbiamo attraversato 20 anni, 25 anni di bicentenari, dal 1796, quindi dal 1996 fino al 2021. In questo quarto di secolo non c'è dubbio che le celebrazioni più convinte, il ricordo più convinto ancora oggi della memoria di Napoleone di quegli anni sia in Italia, perché in Italia, pur con qualche distinguo, c'è ancora la percezione che senza quella scossa, senza quello shock rivoluzionario che venne interpretato dalle armate napoleoniche e da Napoleone stesso, noi probabilmente, nonostante anche le grandi risultati delle tradizioni riformatrici del Settecento, non avremmo avuto quella accelerazione, quella spinta in avanti che produce poi il processo di risorgimento nazionale e, in definitiva, l'unificazione stessa della nostra penisola. L'Italia fu tuttavia anche un primo e delicato tassello di due pezzi del mosaico napoleonico che vanno considerati prima poi di tirarne, per così dire, una valutazione complessiva anche alla luce di quella che fu la coscienza stessa dei contemporanei. L'Italia venne, come dire, compresa, venne capita da Napoleone, da Bonaparte ancora all'epoca, in un quadro più vasto della penisola stessa. Mentre l'Italia era stata fino a quel momento considerata una sorta di appendice, anche un quadro, per così dire, un fronte militare meno impegnativo del più importante dei fronti, che per la Francia era sempre quello lungo la linea del Reno, quindi il confronto tra la Francia e il mondo tedesco e in particolare l'impero asburgico. Napoleone rovesciò, per così dire, questa gerarchia, quest'ordine di rapporti reciproci e impose la penisola italiana come una delle principali ambizioni, delle principali conquiste, dei principali obiettivi di una Francia che si voleva togliere, scrollare di dosso la minorità che in qualche modo le aveva imposto la rivoluzione, che le aveva impedito quel protagonismo internazionale a cui era abituata. Insomma, la Francia che ricominciava a fare, come si dice oggi, una grande geopolitica, non doveva guardare, a giudizio di Napoleone, solamente alle grandi pianure del mondo tedesco, doveva guardare anche e soprattutto alla penisola italiana. Perché? Perché la penisola italiana tornava ad essere, dopo molti secoli, il cuore di un Mediterraneo che tornava, esso pure dopo molti secoli, ad essere un punto nevralgico di qualche cosa. E poi ci sarà anche la campagna d'Egitto a rafforzare questa idea che Napoleone vede l'Italia, e la continua a vedere nel corso di tutta la sua esperienza storica, come una chiave degli equilibri mediterranei, che a sua volta sono una chiave degli equilibri che oggi chiameremmo globali, cioè quegli equilibri che guardano soprattutto a una dimensione della presenza della Francia, che certamente è europea, ma è certamente del Mediterraneo, ma non può dimenticare anzi, deve tenere in cima all'agenda il grande scontro globale planetario che da
non da allora, ma dalla metà del Settecento almeno, si era ingaggiato con l'Inghilterra. Io credo che diciamo, il percorso di comprensione della geopolitica napoleonica debba appunto passare dall'Italia, attraversare il Mediterraneo e giungere all'idea che la vera e irriducibile nemica, avversaria non mai placata della Francia napoleonica è l'Inghilterra, per la ragione di una contesa che non è solo giocata su spazi continentali o su spazi subcontinentali, ma è in qualche modo, potremmo dire, il secondo tempo di una partita che si era aperta già alla metà del Settecento con la sconfitta subita dalla Francia nella guerra dei sette anni e quindi con la perdita di tutto il sistema coloniale che la Francia aveva costruito fino a quel momento, tanto nell'America settentrionale, quanto nell'America centrale, quanto nel subcontinente indiano. Napoleone immagina un secondo tempo di quella partita che ridia alla Francia il ruolo di primo arrivato, di first comer nella competizione internazionale e ricollochi l'Inghilterra nella condizione di second comer. Questo è un punto rilevante che non va mai dimenticato, al quale si accompagna invece sul piano continentale un disegno napoleonico che matura soprattutto intorno alla vittoria di Austerlitz, quindi già con l'impero nato, e cioè di accompagnare la contesa planetaria con una forte presenza della Francia nel cuore dell'Europa, che è la parte che gli è stata più rimproverata poi dai suoi critici già allora. Talleyrand su questo ruppe il rapporto che lo aveva legato negli anni, come dire, aurorali di nascita con Napoleone. Molti non lo compresero negli anni tra il 1806 e il 7, quando adottò il blocco continentale e nacque quello che lui chiamò l'Empire Fédératif, l'impero federato, di cui noi sappiamo poco perché nulla è mai accaduto che ci dia continuità a quella sua intuizione, nel senso che non sappiamo come avrebbe sistemato in senso federato o addirittura federale le varie e molte pedine del essere del mosaico che stava costruendo in Europa. Certo, tra il 1805 e il 1809, 10, con la sciagurata per lui impresa in Spagna, si ha l'idea che Napoleone non sia più colui che vuole reimporre la Francia sulla scena internazionale, restituendole un ruolo che la rivoluzione in qualche modo aveva reso meno evidente, ma che forse sulle orme di Carlo Magno, sulle orme di Carlo V, il grande imperatore cinquecentesco, stia immaginando un sogno egemonico, cioè una grande Europa, certamente federata, articolata, ma che riconosca in Parigi, che riconosca nella Francia il suo punto centrale. E le due cose insieme, che pure si può comprendere a distanza che siano anche, per così dire, complementari, in realtà prefiguravano un disegno che non poteva non creare quella ostilità che volta a volta impedì a Napoleone di raggiungere mai dei punti di stabilità, ragione per la quale anche noi di questo impero federato non abbiamo che il titolo, per così dire, ma nulla sappiamo del contenuto. Non ci fu mai il tempo perché corse molto veloce tutta la stagione napoleonica. Secondo una cadenza di battaglie, di alleanze, di scontri, quasi tutti vittoriosi fino poi alla campagna di Russia, nei quali è sempre difficile comprendere, ancora oggi a mio giudizio, se quel disegno egemonico fosse stato in qualche modo obbligato, Napoleone vi fosse stato obbligato dallo svolgersi degli avvenimenti, o se in qualche modo lui lo aveva adottato, lo aveva accompagnato dalla sua ambizione, reso, come dire, trasformando l'obiettivo iniziale, reso poi il suo obiettivo insieme a quello di una sorta, rendendo, vorrei essere più chiaro, rendendo questa egemonia europea funzionale a poi alla battaglia globale con l'Inghilterra. E questo è il blocco continentale, quella misura che poi scontenta tutti e che crea le premesse della sua sconfitta. Qualche parola sulla sua sconfitta, qualche parola sulla sua eredità.
In conclusione, quando Napoleone nel 1813 è in un momento di passaggio tra l'enorme, immensa disfatta subita nella campagna di Russia, dove praticamente dei 600.000 uomini che erano, sfilavano, diciamo, e attraversavano il fiume Niemen, il confine con la Russia, e l'impero napoleonico con la Russia, nel giugno del 1812 ne erano ritornati poco più del 10%, quindi una ecatombe autentica, sofferenze senza precedenti. Da quel momento la riorganizzazione degli eserciti napoleonici e poi l'appuntamento che sarà tombale, per così dire, per Napoleone, la battaglia dei poeti o la battaglia delle nazioni, la battaglia di Lipsia dell'ottobre del 1813. L'estate del 1813 si presenta come un momento in cui Napoleone è di fronte a un bivio. Certamente i suoi nemici, i suoi avversari, vorrebbero ridurlo a più miti consigli, visto che viene da quel disastro che è la campagna di Russia, ma tuttavia, conoscendone le capacità, la forza, forza ancora tutta in piedi, le armate napoleoniche arrivano ancora fino alla Polonia nell'estate del 1813, l'Austria è ancora a pieno titolo, a titolo formale, alleata dell'impero napoleonico per via naturalmente del matrimonio con Maria Luisa, insomma, è un bivio nel quale i suoi nemici, per un verso, lo vogliono ridimensionato, ma sono anche a discutere, l'Austria credo in sufficiente buona fede, degli altri potremmo dubitarne, le condizioni di questo suo ridimensionamento. Tutta la Francia degli antichi confini, insomma, ottenere la realizzazione di quella la premessa del suo disegno, l'Italia, cioè un'area in cui la Francia possa esercitare la sua influenza, ma che certamente non può essere l'intera Europa. E di questo parla con quell'altro grande protagonista di allora, che è il principe di Metternich, il ministro degli esteri asburgico, in 9 ore di lunghissimo e drammatico colloquio a Dresda nell'estate del 1813, al termine del quale Metternich in qualche modo si arrende all'idea che Napoleone non si arrenderà e quindi poi sposta anche l'Austria come alleanze. Perché Napoleone non si ridimensiona? Perché non accetta quello che anche al suo interno gli consigliano i suoi marescialli, gli uomini più devoti, quelli meno devoti come Talleyrand, che aveva sempre pensato che Napoleone era eccellente per ridare forza alla Francia, ma che non c'era, era del tutto inattuale, era antistorico, un disegno di egemonia sul continente. Le ragioni che lui offre in quel momento, che è veramente il bivio cruciale dell'avventura napoleonica, sono per un verso quelli che potrebbe fare un qualsiasi grande condottiero. Io ho ancora la fiducia dei miei eserciti e quindi preferisco perdere in battaglia, giocarmela tutta in battaglia, piuttosto che cedere quello che in qualche modo ancora è in mio possesso. Seconda e collegata ma più sottile argomentazione, lui dice a Metternich: ma il suo imperatore ha resistito, ed era vero, a 3 sconfitte memorabili. Per 3 volte, come sappiamo, l'Austria era stata sconfitta e Vienna per 2 volte era stata occupata dalle armate. Eppure, continua Napoleone, il suo imperatore nessuno lo ha mai messo in discussione. Le sconfitte non lo hanno mai delegittimato. Se io oggi cedessi alle vostre richieste, domani tornerei a Parigi e probabilmente il giorno dopo non sarei più sul trono. Pone cioè un problema di legittimazione di se stesso e della sua impresa e anche della sua famiglia, che è molto interessante. Napoleone, per quanto avesse fatto, per quanto avesse vinto, per quanto avesse anche provato a legittimarsi proprio col matrimonio di Maria Luisa, veniva vissuto ancora come un avventuriero, come qualcuno a cui si doveva il rispetto della forza, ma al quale nessuno, a cominciare dalla società francese, avrebbe riconosciuto quel diritto a quell'esercizio forte ai confini dell'autoritario che egli aveva esercitato del potere per 10-15 anni, se questa forza fosse venuta meno. Tant'è vero che quando poi, appunto, Napoleone è costretto ad abdicare, il momento in cui va all'Isola d'Elba, nessuno si ricorda, e Napoleone
Napoleone lo scrive con rimpianto, nessuno si ricorda della successione legittima, cioè quello che era stato stabilito il Napoleone II, il piccolo Napoleone, con la reggenza di Maria Luisa. Perché quell'uomo appare, ecco qui anche di nuovo il rapporto con la rivoluzione, il frutto di tempi recentissimi, di novità sconvolgenti, e in Francia nessuno si potrebbe chiamare re, e meno che mai Napoleone, che infatti aveva voluto chiamarsi imperatore, aveva preferito chiamarsi imperatore, se mai ci dovesse essere un re, e Napoleone a quel punto, ridotto nelle sue dimensioni, non poteva essere che un re, ma un re poteva essere per i francesi un Borbone, non avrebbe mai potuto essere quell'uomo che era venuto dal nulla e che in qualche modo sarebbe precipitato nel nulla. Qualche secondo su questo nulla e mi fermo. Il nulla Napoleone lo colse quasi subito quando finì a bordo della nave che doveva portarlo a Sant'Elena, ospite ma sostanzialmente prigioniero degli inglesi, e quando poi arrivò a Sant'Elena. Lo colse subito perché tutti avevano, gli inglesi, il compito, e tutti cominciarono a chiamarlo da quella parte il generale Bonaparte. E insistettero, e fino alla morte fu chiamato il generale Bonaparte. Quasi che l'unica cosa che gli si potesse riconoscere era il grado militare che aveva raggiunto nelle campagne del 96 e del 99, e nulla fosse accaduto poi dopo che poteva essere e meritava di essere ricordato o che comunque doveva essere rispettato. Lui comprese in questo generale Bonaparte che quello che stava per accadere era una gigantesca, dimentica oblio collettivo, una damnatio memoriae, come si dice, che avrebbe dovuto coinvolgere lui, ciò che egli aveva fatto e ciò che era dietro di lui, e cioè la rivoluzione. Dimenticando Napoleone ci sarebbe dimenticati anche della rivoluzione francese. Ed è per questo che gli anni di Sant'Elena sono anni importantissimi. Direi quasi che addirittura noi non avremmo il Napoleone che ancora oggi, come dicevo all'inizio, amiamo ricordare, che è stato ricordato per 200 anni, questo appendiabiti a cui si appendono le giacche delle generazioni che via via si succedono, se non ci fossero stati quei 5 anni in cui lui, come pure ho provato a dire, opera un ripensamento su se stesso e sulla sua azione, e soprattutto detta, fa scrivere un racconto di sé, il memoriale di Sant'Elena, le vere e proprie memorie scritte dagli altri cosiddetti evangelisti di Sant'Elena, in cui viene fuori appunto il senso profondo di quell'avventura esistenziale, il senso storico, il senso anche biografico, in qualche modo si può dire, e qui mi permetto di concludere con una riflessione che ho fatto di recente, avendo appunto avuto l'occasione di ritornare sugli anni di Sant'Elena, di scrivere un libro che sta per uscire proprio sugli anni di Sant'Elena, mi verrebbe quasi di dire che grazie a quella battaglia, ultima grande battaglia per la memoria che egli combatté a Sant'Elena, Napoleone in qualche modo fu più vivo il giorno dopo che era morto che il giorno prima che morisse. Napoleone in qualche modo trovò a Sant'Elena la possibilità di una morte giovane. Non venne, per così dire, toccato dall'invecchiamento del suo potere, dall'opacizzazione della sua figura, grazie a quell'azione memoriale che egli condusse e che ci restituisce già subito alle prime generazioni, quella di Stendhal, quella di Vigny, i cosiddetti nati col secolo, che avevano 20 anni quando muore Napoleone, e che, come uno dei loro personaggi, Julien Sorel del Rosso e Nero di Stendhal, ha il memoriale di Sant'Elena nascosto, perché doveva essere nascosto in quegli anni di restaurazione, sotto il suo letto, e dichiara che l'unico libro che valga la pena di leggere sono Le memorie di Napoleone. Molte grazie per In conclusione, mi sembra anche giusto rispondere a qualche domanda, a due domande che mi sono state formulate su due punti molto diversi, diciamo, della vicenda napoleonica, ma che meritano tutti e due ringraziamento intanto per
per le domande formulate e qualche piccola riflessione appunto nella risposta. La prima mi viene dal dottor Serristori di Firenze, che giustamente ricorda nella sua domanda le polemiche molto recenti che hanno nuovamente investito Napoleone. Non è la prima volta, naturalmente, che Napoleone è investito di polemiche, riguardo in particolare alla misoginia, ma soprattutto al razzismo e via discorrendo. Sono polemiche che in Italia si sono avvertite meno, in Francia sono state rilevantissime, al punto che in qualche modo hanno messo in difficoltà lo stesso presidente Macron, che ha dovuto poi, dopo qualche oscillazione, ribadire con forza che Napoleone appartiene pienamente alla storia della Francia e ha avuto un'espressione molto precisa. Senza Napoleone noi non saremmo quello che siamo, restituendo quindi una piena dignità all'esperienza napoleonica, ma non impedendo quindi che anche negli Stati Uniti, questo è accaduto, ci sia stato questo ritorno di riflessione critica nei confronti di una figura che si presta certamente a molti rilievi, in questo caso quella del razzismo, ritorna su un argomento che aveva suscitato, anche qui lo dicevo prima, polemiche una decina d'anni fa, quando c'era stato più o meno il bicentenario della repressione della rivolta di Haiti e quindi le accuse di schiavismo, la insensibilità. Come forse mi è capitato di dire nella parte introduttiva, nella conferenza, tutto questo io lo ritengo comunque un elemento di positiva permanenza della figura di Napoleone e della sua azione nel nostro tempo, che ci deve interrogare. Come mai ancora non solo abbiamo talvolta voglia di ricordare positivamente, ma vogliamo anche litigare con Napoleone? Se vogliamo litigare con Napoleone, vuol dire che Napoleone merita in qualche modo di essere guardato con attenzione. Sul merito della questione, io penso che più in generale, e anche per il caso napoleonico, siamo in un'epoca complessa, che è quasi dir nulla, in cui emergono anche non solo da parte di alcuni soggetti, alcuni attori internazionali, il mondo degli afroamericani, il mondo per esempio che conosco pure, di alcune. Diciamo dei nativi indios dell'America Latina che oggi rivedono le condizioni della loro come dire, appartenenza all'impero spagnolo, più lontano e quasi non sembrano entrarci niente, i Maori in Australia. Insomma, certamente ci sono mondi che oggi, e anche la storia globale, li aiuta e li accompagna in questo, desiderano che si ricordino anche le storie, altre storie e certamente anche le sofferenze subite in queste storie. Però tutto questo nasce anche in Europa, nasce anche, tanto è vero che le polemiche sono francesi, che le polemiche sono americane, ma non sono condotte solo da comunità, per così dire, afroamericane, sono condotte all'interno delle stesse intellettualità, diciamo, di origine anglosassone. E questo interroga noi sulla differenza. Difficile percezione che noi abbiamo del processo storico. Quando si buttano giù le statue si sono sempre buttate, la rivoluzione di cui prima abbiamo parlato tanto bene, ha buttato giù una quantità di statue di sovrani di Francia, di cui diciamo, ancora per raggiungere ci vorrà ancora molto tempo. Tuttavia poi c'è anche il momento della riflessione, della riappropriazione delle contraddizioni e delle difficoltà dei tempi che ci portano ad una misura più equilibrata. Allora, è costruttivo che venga un segnale nel quale non ci sia solo, ma d'altra parte questi bicentenari non sono mai stati solo dei panegirici di Napoleone o di chiunque altro, ma che al tempo stesso però arricchiscano un quadro critico, un quadro di interpretazione, ma che vadano frettolosamente alla liquidazione, questo non serve a nulla. In questo senso Macron alla fine lo ha compreso e lo ha detto bene. E lo si può dire anche di tante altre cose, delle vicende del colonialismo, del postcolonialismo. Alla fine tutti noi, vinti e vincitori, siamo quello che siamo oggi.
sia per aver subito vittorie di un giorno e sconfitte dell'altro, o viceversa. E quello che interesserebbe di più, e in questi termini che ho detto, perché puoi immaginare, caro dottor Serristori, che domande del genere mi siano già state rivolte, e ogni volta io non dico che l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere è un mondo, spero che l'espressione sia abbastanza felice anche per lei, meticcio. Meticcio anche nelle legittimazioni storiche. Non è questo, non si tratta di far vincere quelli che hanno perso una volta contro quelli che hanno vinto allora e che devono perdere adesso. La vittoria comune nasce dal meticciato, dal fatto cioè che noi comprendiamo ancora meglio e ancora di più, ma lo facciamo già molto, i torti che abbiamo imposto, ma anche le ragioni che abbiamo regalato, e viceversa, dall'altra parte ci sia, quindi anche nel caso di Napoleone, un riconoscimento dei torti, ma anche delle molte cose che invece noi dobbiamo a quella stagione di scatenamento, mi ripeto rispetto alla lezione, che fu l'età napoleonica. Da questo punto di vista giunge bene ed è felice, un buon raccordo, la seconda domanda, quella che è stata posta dalla dottoressa Rinaldi di Milano, sul Napoleone, diciamo, legislatore, su quell'apparato amministrativo, ma anche di codificazioni, che è stato il periodo napoleonico. Molto importante, certamente non da contrapporre, come talvolta la storiografia ha fatto un po' rigidamente, il Napoleone buono e quello cattivo, quello buono è quello che fa le leggi, quello cattivo è quello che fa le guerre. Le guerre e le leggi camminarono insieme e credo che quello che ho detto prima possa servire a capirlo. E quindi anche qui varrebbe anche la ricetta meticcia che ho suggerito prima. Ebbene che dalla storia ci prendiamo tutto. Senza quelle vittorie militari e quel sangue e quelle sofferenze non avrebbero viaggiato i codici. E senza i codici avrebbero viaggiato solo le sofferenze e non ricorderemmo Napoleone se non come un macellaio dell'Europa. Al contrario, e quindi rispondo alla sua domanda, non c'è dubbio che gran parte di quello che c'è quando noi diciamo che l'Europa deve molto a Napoleone, quindi non solo la Francia, non solo l'Italia, lo diciamo in questi termini. L'impianto moderno, che solo in parte derivava dalla rivoluzione, ma che in parte anche una sua, come dire, autonoma intuizione, semmai mescolando la rivoluzione con le grandi stagioni di codificazione del Settecento europeo, è appunto averci regalato una civiltà giuridica, ma anche una civiltà amministrativa, cioè tutti quegli apparati che noi chiamiamo lo Stato napoleonico, che in Italia sono molto forti, ma sono anche molto forti in Germania, naturalmente in Francia, ma anche altrove, disegnano un'Europa che quando va a guardare indietro si riconosce non solamente nella stagione napoleonica, ma in tutto ciò che si è accumulato di procedure amministrative, procedure giudiziarie, valori giuridici, valori anche, come dire, dicevo prima, dello spazio pubblico. Insomma, lo spazio pubblico europeo ancora oggi, che ha subito, come dire, un piccolo assalto di iniezione anglosassone di diritto di common law, ma sostanzialmente ancora rimane lo spazio pubblico dell'Europa continentale, uno spazio così come l'aveva disegnato Napoleone. Spero di avere risposto in maniera sufficientemente corretta a due domande molto interessanti e, come ho provato a fare, anche più collegate tra loro di quanto si possa immaginare. A questo punto credo che io debba veramente con molta convinzione e devo dire anche con un sincero sentimento di affetto, perché sono molte i motivi personali che mi legano alla Fondazione Spadolini e agli uomini che oggi la governano, a cominciare dal mio carissimo amico Cosimo Ceccuti, il ringraziamento per avermi voluto invitare a questo ciclo di riflessioni su Napoleone, sull'età napoleonica, in coincidenza con il bicentenario della morte di Napoleone, e quindi non mi resta che darvi, come dire, appuntamento al momento in cui questa mia conversazione è messa, come dire, largamente a disposizione degli strumenti tecnologici che sono non trascurabili, perché ne ho goduto, della Fondazione Spadolini, alla quale, ripeto, ancora tutto il mio ringraziamento.